Buongiorno a tutti ragazzi, aspettiamo che si colleghino più persone. Vi ricordo che tra pochissimo ci sarà Alino Diamanti. Che ci dovrà inviare la richiesta. Ricordiamo che Alino è in Australia in questo momento. Parleremo un po' di calcio, di lui, della sua carriera. Selezionerò un po' di domande. Ragazzi, non inviate le richieste perché sennò poi si intasa tutto, dobbiamo aspettare Alino, che è in collegamento. Eccolo qui. L'orario è dovuto al fuso orario con l'Australia. La luce. In realtà Ecco, grandissimo. eccolo. Ciao Lino, com'è? Ciao ragazzi, com'è? Sto bene? Si sente Sì, un po' sono male? qua, ma i miei figlioli mi hanno detto oh, vai in camera, bisogna vedere un film. Purtroppo. Lì che ora è? Le 10? 9:35. Ah, vabbè, buono, buono. Sì, buono, fra mezz'oretta vado a letto, dai. Fa caldo? Sì, fa caldo. Com'è? Sì, oggi 30 gradi, 28, nuvolosi, Ah, uggiosi. grande. Com'è la situazione lì? Guarda che c'ho, guarda, aspetta. C'ho Bob e Gila di videochiamata di qua. Oh. Grandissimo. Gila? Dai. Sì. Sono tutti in quarantena. Siamo tutti in quarantena. Lo so. Iniziano i saluti. Addirittura qualcuno ti chiama Mantino, ha sbagliato. A mattino giocava a Roma. Esatto. Allora, com'è la situazione lì? Tutto ok? Tutto nella norma oppure? Sì, per adesso in evoluzione, tutto ok, non di sicuro. Non lo so, però per adesso hanno chiuso i confini, praticamente non si può più entrare in Australia, non si può più uscire, però le scuole restano attivo, gli altri esercizi rimangono attivi. Poi Va bene, va bene. boh, come Poi sempre. boh, poi boh. Poi Alino, boh, hai come visto squali? sempre, però noi tutto ok. Alessio ti chiede se hai visto degli squali. Non so cosa Non ho voglia visto, dire. né, non ho visto, no, no, non solo ho visto gli squali, non ho visto neanche un canguro. Nemmeno un canguro. Incredibile. Pazzesco. Non ho visto neanche un canguro, non ho visti tre spiattellati nella strada, poverini. Mamma mia. Non ho visto un canguro, mi hanno detto che c'è più canguri che persone qua, non ho visto un canguro. Nemmeno uno. Manco Pazzesco. koala, niente. Parte, oh. Parte praticamente, insomma, alla fine siamo sempre a giocare, quindi. Voi state In da poco, giro eh? vicino in città non ne vedi, mi hanno detto che in città non ne vedi. Però ci sono dei golf club, dei parchi qua che ci sono, però piano piano andremo, dai. Il sinistro è sempre lo stesso, però, eh? Ho notato che ho visto che vai facendo golletti alla Diamanti. Sinistro sempre uguale, ma mi sa che quando c'ho 80 anni, 90, il sinistro è sempre sinistro. Ah, è vero, bravo. Mattia ci chiede se le FIE sono meglio laggiù o a Livorno. Le FIE? E saranno le ragazze, saranno Ma io me ne vorno, è sempre mia moglie, verrai, sono No, a parte questo, grazie per essere con noi, mi fa uguali. molto piacere. E ti parto subito con una domanda mia personale. Qual è il tuo giocatore preferito? Perché è una curiosità che mi farebbe Dove ti piacere giocate sapere. il preferito? Il tuo giocatore preferito?
Di sempre? Sì, di sempre, anche di O adesso, cioè, d'ora? anche che gioca adesso. Ora sinceramente faccio fatica a trovarne uno, ti dico la verità. Sì, nemmeno No, uno. io sono sempre cresciuto con il mito di Roberto Baggio. Grande. Sempre, Siamo sempre, sempre. d'accordo. Per me Roberto Baggio è Roberto Baggio, Roberto Baggio. Se ti devo dire un giocatore ora faccio fatica. Ti dico la verità, faccio veramente fatica. Forse Dybala è quello un po' che mi piace di più perché ha un estro che se non è l'unico insieme a Ilicic adesso penso che ce ne sia veramente pochi. In Italia, però dopo nel mondo c'è qualcun altro che. Sì, no, ma io mi piace fare, a me piace fare esempi con il campionato rosso, dai, secondo me Dybala adesso in Italia è uno dei giocatori che mi piace di più. Eh sì, infatti uno dei migliori. Ma invece con chi, il giocatore con cui hai giocato, cioè che ti, magari il più forte con cui hai giocato? Ma sai, giocatori Oppure che non te. forti, insomma, in nazionale, Pirlo, Buffon, Daniele, De Rossi, insomma, Qualcuno. Totò Di Natale, Gilardino, ce n'è giocatori forti, però io dico sempre un giocatore forte, ma veramente, credetemi, forte quando era Guangzhou c'era Elkeson, che era brasiliano. Com'è? Non so se conosci, era un brasiliano. No, Elkeson. Sì, Elkeson, vabbè, ora gioca a Shanghai, vabbè, sempre giocato in Cina, ha fatto tanti gol in Cina. Allora io, giocatore forte, fortissimo, incredibile proprio. E dico sempre, per non dire sempre Buffon, Pirlo, che sono, ormai, Sì, infatti. sono... Dico Oh, che un perché. giocatore forte, forte così, visto da vicino, veramente un giocatore forte. Ma perché poi ce ne sono tanti che vanno magari in Sì, Cina bravo, o. che sono brasiliano naturalizzato cinese. Bravo. Chi è che l'ha scritto qua? Non mi Non lo appare. so. Bravo, no, però è vero. Ora è diventato cinese, gioca per la nazionale cinese. Ma quell'anno lì io ho detto forte, destro, sinistro, tutto. Vabbè, andiamo Ma a proposito, giocate in Cina, com'è il campionato cinese? Come, cioè, sì. avanti. Campionato cinese è figo, figo, poi un'esperienza fighissima perché figa, giri tutta la Cina, Champions League, Corea, Giappone, Australia, sono venuto, però diciamo che è anche un campionato difficile perché è stancante, perché io, aspetta, Gino, abbassa, perché praticamente io giocavo ogni 3 giorni. Coppa di Cina, campionato e Champions League asiatica. Ogni 3 giorni era Guangzhou, che Guangzhou praticamente è sud Cina. Praticamente E poi dovevi andare. ero sempre bravo. Cioè, 3 ore, 4 ore, 5 ore, 3 ore, torna, boh, 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 rigioca, allenamenti, pullman, viaggi, traffico, città enormi. Beh, Dura, la Cina non è dura, bella brutta. esperienza, però dura. La verità. E invece il West Ham, perché il West Ham è sempre stata una delle mie squadre preferite, quindi. West Ham è tanta roba. Pure l'ambiente. Ah, te hai giocato pure a Boiling Ground, quindi cioè, prima ancora che lo abbattesse. Poi dopo 3 mesi sono stato subito idolo dei tifosi. Avevo 5 anni di contratto, sono venuto via sono venuto via dopo un anno. Pensa che forse è la più grande cazzata che abbia mai fatto in carriera. Perché lì si stava bene. Ti Sì, forse è la trattavano più con. grande cazzata perché stavo a Londra, ero amatissimo, ero in Premier League, in un campionato importantissimo. L'anno dopo potevo anche essere capitano. Diciamo che ho fatto una cazzata, però per giocare io volevo giocare nazionale perché 3 anni prima giocavo in Serie C2. Ricordo a L'anno dopo Prato. giocavo Premier League e ho detto è normale che i miei sogni era giocare nazionale. Però lì non ero. Dopo un anno fatto alla grande, 10 gol da centrocampista, come primo anno, un campionato estero come quello inglese, era difficilissimo. L'allenatore attuale lì, Marcello Lippi, della nazionale, disse che
campionato inglese non era molto considerato, quindi niente, quindi ho avuto la grande idea di tornare in Italia. Quell'anno mi ricordo che... E poi alla fine ho avuto ragione, perché poi sono stato in nazionale e tutto, però... Poi, infatti, sì. Effettivamente. Però poi... se tornassi indietro, non lo so, ti dico la verità. Questa è l'unica cosa che se tornassi indietro... Anche perché mi ricordo che ti premiarono come miglior giocatore, no, come secondo miglior giocatore, sì, dopo Scottie. Sì. Sì, no, è una cosa bellissima, perché poi era una squadra, no, come adesso, 10 anni fa in Inghilterra c'era solo inglesi, bene o male, era il calcio quello 12 anni fa, era il calcio quello vero, ball in the box, botte e cazzotti, c'era cioè velocissimo, quindi era molto più difficile di adesso, perché ora siamo poi diventato un po' più europeo, tanti allenatori europei, prima Timo. Adesso c'era stato due o tre giocatori esteri, quattro allenatori. Poi c'era tutti gli allenatori inglesi, i giocatori inglesi. No, infatti, adesso... No, perché io ti racconto questa. La prima volta ho esordito a Wigan. Ok, arrivano sotto passaggio. Oh, c'era la squadra avversaria, non c'entrava nel sottopassaggio. Ma che cazzo fanno questi? Quindi guardavo chi erano i difensori, di questi mi ammazzano. Questi faccio il culo, mi ammazzano. E invece poi piano piano ti abitui, insomma, un po' di ignoranza ce l'ho anch'io, quindi mi sono abbastanza adattato. Per fortuna, infatti, non sei solo tecnico, sei anche abbastanza parte della personalità, non ti manca, quindi... No. Sai, ma io penso che la cattiveria in questo mestiere, se non sei cattivo e ignorante... Ma magari ti ha fatto bene la gavetta, perché la gavetta... Ma è una cosa che ce l'hai. Te l'hai o non ce l'hai, certo. Ma la voglia di non mollare mai, la voglia di non perdere mai, anche quando giochi a carte con i tuoi figlioli e le cose qui ce le devi avere. Ma sono anche le cose che poi ti fanno andare più avanti, secondo me. Questa è una cosa che adesso nel calcio, nei giocatori adesso, a come sento, a come vedo, manca la cattiveria e il far di tutto per diventare quello che poi alla fine è il tuo sogno. No, infatti, poi se ti manca quello, difficilmente arrivi ad altri livelli. C'è un ragazzo, Luca, che dice che è anche lui a Melbourne. Non posso pagare l'affitto, ospita mai tu. Mi piacerebbe. No. Ti posso pagare il caffè, più di quella. Allora, qui c'è una domanda, quanto cazzo eri forte? Vabbè, non la dovete fare a lui la domanda. Indimenticabile la tua rete decisiva in FIFA 2009, con il quale ha guadagnato la promozione in Serie A, quindi sei un idolo anche per FIFA. Perché non torni in Serie A? Luigi dice. Perché in Australia si sta... Penso proprio che sia finito il mio tempo di Serie A, anche perché, ripeto, ora ho fatto un'esperienza, ora sto facendo un'esperienza fantastica, dico la verità, veramente fantastica. Alla mia età, venire qua, scoprire con la mia famiglia, cioè proprio non è... Diciamo che se avessi avuto l'opportunità, che l'ho anche mezza avuta, di giocare un anno in Serie A, non mi sarebbe cambiata assolutamente la vita. Questa esperienza per me, la mia famiglia, può cambiare, ti può cambiare la vita, ti può dare un'apertura mentale che fai un regalo alla tua famiglia che un altro anno di Serie A non me l'avrebbe fatto, dico la verità. No, ma infatti. E poi sinceramente, dai, Serie A adesso ci possono giocare tutti, dai, fai giocare tutti. Dove chiuderai la carriera, chiede Matteo. In Italia? Gino abbassa. Grande Gino. Chissà da chi ha ripreso. Penso di finirla qua. In Australia? Sì. Ok. Qua dicono... Fortunatamente mi piace molto. Il campionato è molto divertente. Se Dio vuole, sto facendo bene, mi vogliono bene tutti, mi amano. E questa è una cosa che fa piacere, perché alla fine sono qua da 6 mesi, ho fatto 20 partite.
mi piace molto il mio modo di fare, la positività, il rispetto che ho per gli avversari, per i compagni, per tutti gli addetti ai lavori. Questa è una cosa che alla fine fa piacere. Papi Super chiede com'è questo campionato, infatti, com'è il livello. È un campionato molto fisico, un campionato molto fisico dove fisicamente sono tutti pronti, anche tecnicamente, però poi sai, alla fine noi cresciamo con altri concetti tattici, però è un campionato sicuramente in evoluzione, molto simile a quello americano. Molto Però è interessante. molto divertente, molto piacevole. I giocatori molto professionali, molto organizzati. Lì c'è pure Quindi Conè, vero? Cioè, gioca con te? Conè? Grande. sì, gioco me. Sì. Siamo ribeccati dopo un anno a Brescia, 2 e mezzo, quasi 3 a Bologna, in camera insieme. Siamo in camera insieme pure a Melbourne, incredibile. Incredibile, infatti. Polisano Peppe ti chiede cosa ti è rimasto dell'esperienza di Palermo? Ma Palermo è un'esperienza fantastica, un anno difficilissimo perché tutti sanno in che condizioni giocavo io con presidente, robe, vabbè. Però è stato un anno bellissimo dove sono molto legato ancora alla città di Palermo, mi fa molto piacere, ho tantissimi amici perché è veramente un popolo fantastico di persone vere, pure, come piace a me. Che sanno vedere quando una persona è genuina, si comporta bene, è professionale e danno veramente affetto anche se in campo non dai o non puoi dare quello che in tanti si aspettavano, però veramente ho ricevuto un affetto incredibile e questa è una cosa impagabile. Infatti a Palermo tutti ne parlano, perché comunque ci ha giocato anche Nocerino l'altra volta, ha detto che a Palermo Sì, è stato benissimo. è veramente, veramente, veramente un È un peccato infatti che sta in Serie B, ma speriamo che risalga. veramente un peccato. Infatti spero che con questa nuova società, con questo nuovo, con tutte le cose che ci sono nuove, tornino dove devono tornare, che è la Serie A, veramente, quella città Esatto. merita la Serie A. Manu chiede, anche Wu Lei era tanta roba in Cina, vero? Wu Lei. Vulei? Vulei, Vulei. Ah, Io Vulei è ragazzo. Sì, no, non me, Vulei, non perché lo tutti conosco. io Vulei, Wu Zhen Zhen, Zhen Zhen, tutti io sì, Shaolin, Shaolin, un casino. No, Vulei non è Vulei, però giocava, era un ragazzino quando c'ero io, era un ragazzino che giocava nello Shandong, mi sembra. Sì, ne parlavano già bene, però ora mi sembra che sia andato Mai in sentito? Spagna, mi sembra che giochi in Spagna, non lo so dove. Allora, sai, io faccio un po' fatica a ricordare i nomi cinesi, coreani. No, perché io. Ecco, ci sei. Io ho visto delle robe in Cina, ragazzi, che mica me le posso. Dicevo miau D'accordo. miau, bau bau, no, c'è della. Follia. Miau miau, bau bau, Shaotin, Gen Gen, Lin Pen, Zin Pen, tutto. Ma è un po' difficile ricordarsi i nomi, infatti. No, ma anche io lo dicevo, è difficilissimo, però alla fine, compagni, alla fine li conosci tutti. È Sì, ganze. pure. È ganso, è ganso. È ganso, è ganso. Come con Gilardino formavi una coppia formidabile, dicono. Infatti, con il Gila. Grande Gira. Io e Gira eravamo complementari. Io penso che ho avuto due giocatori complementari proprio, forse tre. Eravamo io e Tavano a Livorno, primo anno, Grande l'anno di ciccio. Serie B, che avevamo fatto tipo 50 gol in due, mi sembra, per un affare del genere. Poi con Gile e poi anche con Di Vaio, quell'anno a Bologna, che lui aveva proprio le caratteristiche che servono a me, e lui le caratteristiche, alla fine ha fatto 200 gol, non è che sono le mie, cioè faceva gol anche da solo. Però eravamo complementari, anche Gile ha fatto 300 gol, però cioè, diciamo che ci trovavamo bene, dai. Poi io e Gile siamo anche amici nella vita, siamo come fratelli e abbiamo un rapporto bellissimo da anni. Andrea chiede con chi giocheresti tra Messi, cioè se dovessi scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo, chi sceglieresti con chi giocare?
Se dovessi scegliere, ovviamente. Ma ti dico la verità, non mi capo nessuno dei due, guarda, perché uno è spocchioso, uno tutto lui. No, no, non lo so, sono due fenomeni. Sono due campionissimi, proprio campionissimi, che siamo stati fortunati veramente a vederli tutti e due insieme nella nostra era. Però sinceramente non lo so, perché uno è più, Ronaldo è più finalizzatore e Messi è più insomma, Si avvicina un più a te, simbolo. dai, come No, caratteristica rispetto a Ronaldo. No, 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 non parlo. diciamo cazzate, diciamo No, cazzate. non dico, no, no. Dicevo come No, caratteristiche. sono due fenomeni. Scusa. Molti Qua parte il chiedono. vento, quel parte il vento a 50 km/h, un secondo. Sei spacciato poi. Molti chiedono di salutare Gino, oramai Gino è diventato. Gino è ora comincia a essere stanco, è lì alla televisione, ora deve andare a letto. Però è così. Ma Promette bene, ce l'ha. Ce l'ha lui cosa? a giocare, dico, bravo. Ce l'ha, Sì, sinistro, sì. ce l'ha. C'ha 6 anni, si deve solo divertire. Però è ganzo, fa ridere. Perché poi lui fa due sport, lui gioca a calcio e gioca a scacchi. Cioè, capito? Quindi è un Quindi genio. lui. Quindi lui giochi, deve, giocando a calcio deve fare quello che vuole, c'ha 6 anni, è Vabbè, istinto. sì, Però gli ovviamente. scacchi servono a No, no, infatti. pensare. Allora, l'esperienza nazionale? Vabbè, giocare in nazionale credo che per te sia stato fantastico, cioè il sogno di tutti i Sì, bambini. per me, no, io penso che sia per tutti fantastico. Forse per me lo è un pochino di più, perché bene o male io più di alcuni me lo sono meritato proprio da solo, ho fatto tutto da solo, perché io sono passato dalla C2, da sì, è bravo, fallito, di qua, di là, poi io ho passato dalla C2, ma è bravo, ma non può giocare in C2. L'anno Serie dopo A. sono andato in C1, no, l'anno dopo sono andato in C1, sì, ma C1, poi sono andato in Serie B, facevo la differenza in Serie B. Sì, è bravo, però è Serie A, poi faceva le differenze Serie A, e poi è tutto così, capito? E quindi è stata. Il primo anno di Quindi è Serie A è stato. stato poi. Sì, perché venivi da. Cioè, eri quasi Dalla C2 poi ho sconosciuto. fatto. No, dalla C2 a Livorno ho fatto 30 partite. Sì, Infatti, sì. io la prima partita l'ho giocata, vabbè, esordito a Torino con la Juve. Poi sono arrivato il martedì, è arrivato il mister, mi ha fatto domenica giochi titolare, giocavamo in casa con l'Inter e triplete. Mi sembra, o qualcosa, o l'anno prima, L'anno no, prima, l'anno prima, forse. no, forse un paio d'anni prima, perché c'era Adriano, Ibra, 4 anni prima. Vabbè, io dico, vabbè, gioco. Mi ricordo un gol alla Juve, poi stavi a No, ma Brescia. aspetta, no, ma aspetta, ma il primo anno di Livorno, quando dalla C2 poi, quando in Serie A, dicevo, ma è più facile per me, oh. Che in Serie No. C2 ti picchiano, ti sputano, ti danno cazzotti nella testa, qui almeno ti toccano. Fallo, boh, fallo. Poi era normale che gli ultimi 20 metri era proprio difficile. Però, sinceramente, questo è stato il mio pensiero. Se uno sa calciare, se uno sa, c'è il tocco di palla, poi dovunque ti mettono, poi ovvio ti devi adattare, ti devi. Però Devi io penso adattare, che questo. sai, do 10, 12, 15, 10, 8 anni fa, se non eri forte, proprio fortissimo tecnicamente in Serie A, no. Non ci arrivavi. Non ci arrivavi, o Nel ruolo tuo. almeno, cioè, ci arrivavi forse nella rosa, ma facevi una o due partite e poi andavi in Serie B l'anno dopo. Ora diciamo che se sei forte fisicamente, preparato fisicamente, sei un professionista, però tecnicamente diciamo che sei normale, puoi giocare in Serie A. Puoi fare 30 partite in Serie A. Lore Lollo, questa è una bella domanda. Dice, qualche segreto per le punizioni? Il modo che. Questa è un'altra cosa pure A parte che sarà un anno e mezzo che non fa gol su che. punizione, ma io boh. Veramente, boh, vabbè. No, però io sinceramente non ho mai provato, io non ho neanche mai provato allenamenti. Io, boh, non lo so, ho sempre fatto gol da quando ero piccolino.
L'ho sempre cacciate nello stesso modo, non l'ho mai provate. Boh, è così. Non posso dar consigli, dico la verità. Il difensore più ignorante che hai affrontato, questo è più ignorante ovviamente nel senso calcistico, cioè... Ma sai, ignorante in Serie A, beh, Giorgione, insomma, Giorgione, cosa va a fare? Perché Giorgione è forte, Giorgione è ruvido, Giorgione sa dove vai, cioè Giorgione è un campione, perché tutti dicano, ma Chiellini picchia, Chiellini è un campione. Picchia anche, ma non ti picchia pure, ti chiede scusa, ti picchia però ti chiede scusa subito, che è il segreto suo, ti ammazza però scusa, intanto vai troncato. No, però diciamo che tanti difensori anche in C che ti picchiavano, ho trovati tanti, qualche taglio ce l'ho in gli anni d'oro, però insomma, difensori io penso il più ruvido, ma perché anche un campione, penso che Giorgio è uno di quelli che belli soldi. Allora, qui piuttosto la Serie B italiana o il campionato australiano? Frasio chiede. No, secondo me è il campionato australiano. E siamo Jolly. Alta Serie B, secondo me, sì. Ok, a carriera finita, in quale città vorresti vivere? Chiede. Viva Bologna io. No, io se vivo in Italia, viva Bologna. Ah, ok. Casa mia è Bologna. Io sono legato a Bologna, sto a Bologna, ho amici a Bologna, poi sono vicino a casa mia, da casa dei miei genitori a Prato, a casa dei miei genitori a Silvia a Faenza. Per me Bologna è la base italiana. Ti piacerebbe allenare? Dice Fabiano, dopo? A carriera allenare sinceramente adesso è un po' la moda, che si fa? Finisco, alleno, vediamo, non vi dico che idea di faccio, se no lo fanno tutti. Cosa ti è rimasto di Bergamo, dell'esperienza di Bergamo? Bergamo è stato talmente breve, 6 mesi, però è stato benissimo, ma io sto bene ovunque, ti dico la verità, io sto bene ovunque. Bergamo è stata una città dove sono stato benissimo, 6 mesi, organizzatissima, gente, compagni splendidi, tifoseria incredibile, presidente incredibile, poi che ti posso dire, poi proprio la gente in città, no, io poi c'ero già stato 2 anni io a Bergamo, conoscevo bene perché ho giocato anche a Milolef io. Un po' dietro, quindi li conoscevo già bergamaschi, ma sicuramente sponda Atalanta è tutto un altro conoscere, però molto bene, veramente. Vabbè, Livorno ti ama, qui tutti quanti, molti ti ricordano Livorno, ovviamente. È Livorno, chiaro. Cosa hai provato durante l'ultimo rigore contro l'Inghilterra? Ma domanda che non mi hanno mai fatto, dico la verità. Niente, perché tu che fai? Quando vai a dischetto di rigore dici, ci vuole 2 ore per arrivare al dischetto, no? Sono attimi che non passa mai. Invece no, magari. Invece arrivi subito. C'è tempo di pensare. No, la cosa cazza di quel rigore lì che io... Il secondo portiere di Arte era Robert Green, no? E Robert Green giocava con me a West Ham. Quindi avevi paura che... No, io avevo fatto 5-6 gol fra campionato e FA Cup, 6 gol sul rigore, e l'avevo incrociati tutti. Cioè, l'avevo cacciati tutti incrociati, no? Quando io ho cacciato il rigore, do un'occhiata alla panchina loro, perché io sapevo già che c'era Green, no? E quello gli stava dicendo. E che gli faceva? Perché vabbè, sicuramente se uno studiava me rigori, insomma, su 20 l'avevo tirato, su 30, 40, non lo so, l'avevo tirati forse più incrociati. Quindi, siccome c'era per dire Gigi Buffon, quando studiava i rigori della Spagna,
è una cosa ganza, perché lui guardava anche quando c'avevano 6 anni dove li tirava Fabregas, Ramos, capito? È una cosa bellissima, no? E poi facevano, capito? E poi si creavano una teoria dove tirarli, no? Perché ho detto, sicuramente lui si butta prima per l'incrocio, quindi apro. Infatti lui si è buttato mezz'ora prima, io ho aperto facile. Meno male, noi siamo passati lì. No. Ah, oh, facile. Allora, l'allenatore migliore che hai avuto? Questa è un'altra bella domanda. Quello con cui ti sei trovato meglio, ovviamente, non necessariamente il migliore come allenatore. Cioè. Ma di... Beh, l'allenatore migliore che ho avuto, cioè che mi sono trovato meglio, è Bisoli. Pierpaolo Bisoli per me è stato il primo, forse un padre, ma un fratello più grande. Lo è ancora, eh. Però Bisoli è veramente stato, è un amore proprio che va oltre al rapporto lavoro e quello che ti pare, cioè. Poi sono molto legato a Pioli, io me ne scordo. Comunque penso che Pioli, Bisoli, anche Prandelli in nazionale, che quando è stato mi ha sempre chiamato, ho ancora un bellissimo rapporto. No, di Prandelli mi tutti poi sicuramente Marcello Lippi per l'esperienza che aveva, cioè un attore importante, insomma, ora qualcuno mi scorge sicuramente, ma ci sta. Molti chiedono una playlist su Spotify. Ma c'è già, me l'hanno già fatta qua. Allora, già fatto qua. Sembra che sia Diamanti of the Mind, un affare del genere, l'hanno fatto qua. Un giornalista qua l'ha fatta, ma quando sono arrivato, dopo 7-8 canzoni, ha detto Diamanti è scaricatissima, qua va. Però io sinceramente non c'ho Spotify, quindi non... Ah, perfetto. No, io me le cerco quando ho un po' di tempo, me le cerco, me le guardo, perché poi sono... Cioè... Allora, esperienza a Firenze. Molti chiedono anche dell'esperienza a Firenze, come mai non è scoccato l'amore a Firenze? Ma è scoccato l'amore, non è scoccato il rinnovo. L'amore era scoccato, perché anche fra me e il pubblico fiorentino, fra le persone di Firenze c'è grandissima stima. Però sai, è la dirigenza vecchia, tra cui persone che erano lì, insomma, pensare quando... No, te la dico questa, voglio fare polemica, guarda, voglio essere positivo. Diciamo che non è... Non potevo anche rimanere, però non ci siamo trovati. Vabbè, mica non allora, ci si può trovare in tutte le parti, sarebbe... Cioè... Sì, però Firenze... Ma io sono stato prima volta in C2, sì. La Florenza Viola. Poi ho avuto un problemino 20 anni fa, che sono dovuto stare fermo 6 mesi, e non mi riscattarono dal Prato, e tornai a Prato, e poi vabbè, poi si sa. No, vabbè, capita, anche perché si cambiano pure diverse squadre, diverse città, ci sta che non ci si trova con un allenatore, con una società, con... No, ma sai, questo è calcio, insomma, così è. Business e numeri, età e tutto, e ci sono mille cose che devi far conto, sai, e tante volte tu dici, cazzo, ma io sto bene, qui mi vogliono bene, perché, poi sai... Poi non è tante volte non è come tu vorresti, ma è normale. Dai, è normale, sì, che sia così quando gira tante persone, tanti giovani, tanti soldi, è così. Poi sai, in questo mestiere chi ha personalità, tanta personalità, può anche dare fastidio, eh? Sì, è vero. Fastidioso è quello nel calcio. Quello che pensa di testa sua e può dire no, ma secondo me può essere così, è fastidioso, perché ci sono tanti mediocri in questo settore. Non ho mai Quindi, perso. Insomma, avere uno di personalità, anche se personalità è positiva e sempre costruttiva, però è fastidioso, perché lui pensa, dice, oh, cazzo, però c'ho Diamanti che però c'ha personalità, è un leader, e se mi fa una domanda che io non so rispondere, capito, questo poi succede.
No, no, infatti molti allenatori pure sono, hanno questa... Allenatori, dirigenti, insomma, gli allenatori forti, i dirigenti forti sono quelli che vogliono la gente di personalità. Cioè, c'è le palle, ma cercano quelli con le palle. Anche, quelli che non anche... cercano la gente con le palle, c'è qualcosina che non va. Secondo me, No, io la penso... con quello che diciamo noi, secondo me. Nel mio piccolo, ho giocato anch'io fino all'anno scorso tra eccellenze, campionati dilettantistici, la penso come te, è vero. Verissimo. E quindi no, bevo un po' d'acqua perché c'ho bene. Intanto cerco la... ecco, c'è una domanda che dice: ah, no, il gol più bello della tua carriera. Un altro ragazzo scrive sotto: il gol più bello secondo lui è il 2-0 che hai fatto con il Brescia in finale playoff a Livorno. Bello, sì, importante. Questo però secondo me il più bello l'ho fatto a Trieste. Con chi? A Trieste, contro la Triestina Serie B, per quoziente di difficoltà. Penso che calcio d'angolo da qua, giro di qua, giro al volo. Ah, facessi due gol di fila su calcio d'angolo, sbaglio. Due giornate. No, quella ancora. Okay. A Sirico. Tutte volte la storia diceva... mi ricordavo sta cosa. Sì. Zampa. No, a Trieste fu un gol bello, però insomma ci sono stati fortunatamente tanti gol belli. Io i miei gol più belli, secondo me, sono quelli su punizione, perché punizione per me è una soddisfazione incredibile. Fago su punizione. È proprio una gioia. Mi dà proprio gioia fago su punizione. Più degli altri gol. Il Bakers chiede: Palermo e Zamparini, ci svegli perché sei andato via presto? Come ti trovavi con Zamparini? Prima che rispondi, dico a tutti, perché molti scrivono: leggi la mia domanda. Io non le riesco a leggere tutte, quindi ragazzi, quelle che riesco a cercare, cioè quelle che trovo, cercherò di leggerle il più possibile, però non è facile. Capito? Sì, quella di Zamparini, quella di Zamparini, saltala. La saltiamo, ok. Vabbè, qua Baggio Totti, l'hai detto prima, se il tuo preferito era Baggio, credo che sia scontato. Sì, vabbè, anche Totti è un altro campionissimo. Il più grande rimpianto calcistico. Vabbè, forse West Ham, come hai detto prima. Ma rimpianto calcistico... non essere rimasto... No, rimpianto sì, è una parola forte, rimpianto per me, ti dico la verità. Però, se tornassi indietro, forse è l'unica cosa che starei un po' più a pensare. Il grosso rimpianto calcistico è che sono arrivato in Serie A 24, che ci poteva arrivare a 17. Forse perché, come dico io, c'è chi matura prima, c'è chi matura dopo e c'è chi non matura mai. Esatto. E io sono maturato un attimino dopo, però come dico sempre mi sono anche divertito abbastanza. Questa è un'altra domanda molto simpacarina. Come vi siete conosciuti con tua moglie? Chiedono. Come moglie, come siamo conosciuti io e te? Con una bottiglia di vodka, glielo posso dire? No, siamo conosciuti a Milano, amici di amici, come sempre. Come sempre, no, infatti. Sì. Allora, qui esperienza, ok, questo abbiamo già detta. Rapporto con Conè l'ha già detta. Finiresti la carriera a Prato? Prato è la mia città, c'è tutti amici, parenti. Però a Prato diciamo che ho già dato. Ho già dato, sì, infatti. Sì, ho già dato. Parlaci di Brescia. Gino va a letto, Gino, buonanotte, Gino. Vuoi venire a salutare? Oh. Ciao Gino. Vieni. Qui chiedono di Brescia, come ti sei trovato a Brescia, come... A Brescia è stato bene, ho tantissimi amici, cioè sono stato bene, dico la verità, alla fine sono stato bene, ma perché ripeto, io sto bene dappertutto, però poi c'è stato un po' di fraintendimenti con la gente, ma sinceramente io ho ancora amici a Brescia, non ho mai niente contro nessuno, perché poi non sono una persona, sono una persona felice, sinceramente, non ho, anche se l'ultima volta che sono tornato mi hanno offeso di tutto, ma sinceramente quella stagione lì ho preso
delle colpe per la tua cessione, non ho capito. Ho fatto 8-9 gol, 15 assist. Sono stato in nazionale, non so. Non lo so. È stato, io sono stato benissimo a Brescia, bellissima. È stata, ho tantissimi amici. Poi non ci siamo trovati con i tifosi, ma quello può capitare. Io non stavo simpatico a loro, diciamo che anche loro non stavano simpatici a me. E mettiamo d'accordo. Niente, tutto. Ma niente di importante. Ma magari non con tutti, cioè, ovviamente una parte della tifoseria. Ma sì, no, quelli che mi offendevano la mamma e la moglie, i figlioli, tutte le volte che entravo in campo. Questa cosa infatti è insopportabile, però. No, ma è insopportabile, sinceramente no, non è insopportabile. Fino a quando si... No, ma a me... Ma sai, io dicevano figli di puttana e sti cazzi, non ne frega niente. Fa parte del gioco, sì, è stupido, ma no, ora Brescia, Livorno, West Ham, Milan, Inter, fa parte del gioco. Io ti dico, c'ho un amico mio che 6-7 anni fa veniva a vedere una partita mia, che è un mio amico di Londra, e fischiavano allo stadio, e il bambino diceva, di 7 anni, diceva, oh, perché fischiano, che vuol dire? Perché non sono abituati, è il concetto, però noi siamo belli anche per questo, l'offesa ci sta, dai. Ah, sì, infatti. Ma sì, ma noi siamo belli così. Lo spotto, dai, l'insulto no. Ma sì, ci sta. Quando poi passa sempre rispettare una certa linea, come è giusto che sia, ci sono le regole e ci sono le regole non scritte che sono più importanti delle regole scritte, i valori. Quando superano determinati valori, poi sbagli. Però lo spotto è il bello nostro, dai. Allora, Federico chiede, questa è bella pure, in che squadra avresti voluto giocare, però non hai avuto la possibilità? Cioè, nel senso, qual è la squadra con cui avresti voluto giocare? Che però non ti è capitato, perché magari per diverse... Vabbè, credo che un top club sarebbe stato il giusto coronamento. Ma il top club ci ho avuto la possibilità di andare quando era a Bologna, però sinceramente poi non è, il cartellino costava tanto. Quant'era? 6-7 anni fa i cartellini costavano, il cartellino mio che facevo 35 partite, 8-9 go assist, costava 10 milioni, 12 milioni, no come ora, 70, 80, 90... C'è gente che che 50, 70, 90, quindi non sono mai trovati d'accordo. Io non ho mai forzato per andare via, perché l'anno di Bologna stavo bene dove ero. Quindi, sinceramente, non mi è mai dispiaciuto. Poi, forse fra una decina d'anni dirò, ma se era andato alla Juve, se era andato al Milan, se era andato all'Inter, non so, però per adesso non lo dico. Ok, allora, cosa pensi di Balotelli? Che rapporto hai con Balotelli? Balotelli è un bravissimo ragazzo, e gli voglio bene. Eppure è fortissimo, diciamo, che molti dicono che non è sopravvalutato. Non è sopravvalutato, magari ha diverso. No, non è sopravvalutato, è lui che si sottovaluta. Esatto, anche se bravissimo. Che è diverso. Non potevi dirlo meglio. Sì, ma lo sa anche lui, è intelligente. Allora, sì, uno dice Triestina Livorno il gol più bello, vedi qui. Avevano detto. Cosa ne pensi del Bologna di Sinisa? Bologna di Sinisa è un bel Bologna con un allenatore incredibile, che a parte allenatore nostro, che è veramente una persona che ha dato e sta dando un esempio a tutti, incredibile, veramente imbarazzante, veramente emozionante, veramente è una cosa bellissima. Del Bologna spero che appena prima possibile ricomincia il campionato, spero che arrivino nelle zone che da 3 o 4 anni devono stare, che è l'Europa, perché è una società importante, una tifoseria importante, e meritano di stare, di lottare
per l'Europa. Ah, infatti c'è una squadra molto competitiva, secondo me, a Bologna. Poi sì, molto mi... competitiva, poi hanno creato con, grazie all'allenatore, un'empatia con la città, e club, esatto. Veramente fantastica, veramente bellissima. Per molto merito di Sinisa, sicuramente. Perché il numero 23? Perché sei così attaccato al numero 23? Sono due cose principali. La prima è 23, nata mia moglie, e la seconda è perché a Livorno si dice 23 buo di ulo. 23? Buo di ulo. Ok, c'è perfetto. Fortuna. Non c'è bisogno della traduzione. Allora, cosa pensi della VAR? Questa è la domanda più tecnica. Cosa pensi della VAR? La VAR? Cioè Gino che tutti i giorni quando perde la PlayStation canta VIA, VIA. Penso che... Non lo so. Sono un po' indeciso, perché tante volte dico che sui fuorigiochi, per dire, su queste cose qua è importante, però a me piaceva più l'errore dell'arbitro, dico la verità, perché l'errore dell'arbitro ci sta. Fa parte del gioco del calcio, fa parte come l'errore di un calciatore davanti alla porta, perché noi abbiamo degli arbitri, dei guardaline che sono dei fenomeni. In Italia ci abbiamo arbitri e guardaline che sono dei fenomeni. Guarda se c'è Rizzoli lì. Rizzo, sto facendo tutto quello che mi hai chiesto. No, veramente, sono dei fenomeni. Quindi è normale che la VAR ti dà una mano, però io stavo meglio con gli errori dell'arbitro, le polemiche. Era più bello. Infatti le polemiche sono uguali. In Italia le polemiche ci saranno sempre, quindi meglio averle senza un macchinario. Certo, potrebbe essere l'aiuto, ma ancora non si capisce bene come. No, sicuramente un aiuto, perché per i fuorigiochi, per queste cose qua, è spettacolare. Secondo me, per altre cose, mi piaceva più l'errore o la cosa fatta bene dell'arbitro. Infatti potrebbe essere un'idea quella di utilizzarla solo nei fuorigiochi. È un'idea mia. Molti chiedono, perché non è la prima domanda che leggo, una tua top 11 ideale, con cui non necessariamente i più forti, anche magari con cui ti sei trovato bene, più simpatici, una tua top 11 ideale. Mi fai scordare della gente che gli voglio bene. Dai, capita. Troppo difficile, dai, ti posso dire. Ma vuoi sapere la verità top 11? Vai, veloce. Quella che ti viene. Così. No, ma come fa a venirmi? È impossibile. Vabbè, di sicuro non ci metti Durante che ti sta tartassando qui sopra. No, Durante ce lo metto. Durante è my friend Durante. English, no, certo. Please. Sì, Durante è una persona splendida che è un giocatore che gioca con me, che ha fatto 11 anni qua in Nuova Zelanda, a Wellington. Persona squisita, straordinaria, veramente, che mi sta aiutando molto, molto a integrarmi, molto anche con l'inglese, perché è normale che deve, insomma, lo impari, ma poi in Australia l'inglese è un po' diverso dall'inglese normale, quindi sì, durante una persona, insomma, top 11 ci metto Gilet in porta, grande Gilet, grande. Poi Jean-François in porta, poi ci metto terzino destro, terzino destro, ci metto Micah Richard, qua io gioco 4-3-1-2, lo sai, gioco a mezza punta io. Terzino destro ci metto Micah Richard, centrali ci metto Cesarone Natali, stai ricacciando dei nomi, Fabione Galante. Terzino sinistro ci metto chi ci metto? Terzino sinistro. Terzino ci metto Federico Balzaretti. Bene. Davanti alla difesa ci metto, c'ho poca scelta, ci metto Pirlo. Esatto. Mezzo destro ci metto De Rossi. Mezzo sinistro ci metto
diamanti. No, no. No, io no, no. Io sto in panchina. Mezzo sinistro ci metto, mezzo sinistro ci metto, mezzo sinistro chi ci metto? Mezzo sinistro ci metto, non lo so. Mezzo sinistro ci metto Gastón Ramírez, mezza punta ci metto, mezza punta ci metto, mezza punta chi ci metto? No, mezza punta ci metto Ilicic. Mezza punta, no, mezza punta te la dico dopo, ci devo pensare, non posso sbagliare a mezza punta io. Esatto, non la sbagliamo. Davanti ci metto, beh, Bomber, gira, e poi ci metto, chi ci metto? Chi ci metto? Ci metto Totò di Natale, giocatore incredibile. Mezza punta ci metto, vabbè, mi ci metto io, dai, ora mi ci metto io, dai. Sì, accetto. Se ti chiamasse una squadra di serie A o B come Spal o Bologna, ci torneresti in Italia? La domanda dipende, dai, non andiamo avanti perché no, dai... ma la domanda tra 2 mesi ho 37 anni, non penso che, anche se sto bene ancora come se avessi 20, mi tocco le palle, scusate. non lo so, è una domanda un po' astratta. Ok, allora io intanto ti chiedo vabbè, qui la top 11 l'abbiamo detto. Ti sarebbe piaciuto giocare nell'Inter? Cioè, mai stata una possibilità, un avvicinamento? Chiedo. È stata prima di andare a West Ham. Anzi, c'è stata proprio... vicina, che c'è stata 2 volte, però una non la posso raccontare, che è bellissima. Non la posso raccontare perché è veramente bella. La prima è con Mourinho, perché io feci gol a Roma, vi ricordate gol a Roma, che è l'ultima giornata che poi l'Inter vince il campionato dell'1-1? Sì. E di lì ci fu una chiamata che Moratti chiamò Galante e disse: oh, digli al tuo amico che fagli complimenti di qua di là. E l'anno dopo, cioè quando finì il campionato, mi ricordo che Moratti con Galante parlavano, con gli Spinelli mi parlavano, perché io gli ricordavo Recoba, il sinistro al presidente, lui era innamorato di Recoba. Sì, l'ha reso più poi, pagato al mondo. E fu una cosa che stava andando, poi arrivò Mourinho voleva Deco, giustamente. E poi Deco dice: Diamanti o Deco? Io dicevo: via Deco. Cioè, no, poi Deco, non so dove andò, al Chelsea mi sembra, e presero, e volevano Snyder. E io anche lì dicevo: prendete Snyder, ragazzi. No, ho preso Snyder, poi fu l'Inter e triplete. Diciamo che... bravi loro. Lì è stato vicino all'Inter. Com'erano poi un'altra volta, però lasciamo stare. Com'erano i ritiri pre-partita in Inghilterra? Che domanda. No, non c'erano i ritiri. No, in casa io mangiavo alle 10:30, giocavamo alle 3, mangiavo alle 10:30, caffè, e poi con calma andavo all'una, andavo lì, mi cambiavo, cambiavo il scaldamento, andavo, giocavo e tornavo a casa. Allora, invece le trasferte qualche volta partivamo la sera prima per Manchester, Stoke, Hull City, e qualche volta si partiva la mattina perché si aveva il charter privato, boom, boom, 40 minuti e tornavamo dopo la partita. Allora qui chiedono anche uno scherzo che ti ricordi, che hai fatto, che hai subito negli spogliatoi, un aneddoto, uno scherzo. Ma diciamo che ho rotto coglioni a diverse persone. Immaginavo, infatti. Ce ne talmente tanti, però sai, uno per dire che mi ricordo quando eravamo in C1, mi sembra.
a Prato. C'era, ti ricordo, andavano tanto prima le Hogan, sai le Hogan? Cioè prima se un giocatore di Serie C aveva le Hogan era praticamente una star, no? Capito? Sai le Hogan quelle alte, col tallone alto, no? Perché sì, lui era anche bassino, non posso dire il nome. Lui era anche bassino, no? E allora c'era queste Hogan, era proprio fiero di queste Hogan, ma proprio fiero. Che facevo, oh, e devi cambiare un giorno, il turno di riposo, hanno rotto gli gambe, tutti i giorni, ma è... che una volta non c'aveva i abbaletti di legno, così, abbaletti di legno, che te alzavi, prendevi la roba. Quindi che faceva lui? Lui apriva, metteva le scarpe dentro, che una volta che fece, presi un chiodo, presi due chiodi con un martello e gliene inchiodai al legno. Quindi gliene inchiodai, proprio inchiodate al legno. Quindi lui si... Tirava e ce le scappi pedate. Ma lui, ma fu una cosa ganza, perché praticamente per lui queste Hogan era come avere, capito, una Ferrari. Una cazzata, dai. Sì, sì, ma infatti io ero più che io, scherzi così, io ero più che altro a prendere per il culo, più, diciamo, più che che più, quello che... Sì, più che scherzi materiali o come tagliacalzini o da fuoco a pantaloni, quelle erano passate, no? Sì, quelle ormai più che altro, sai, su le cose prese in giro così proprio da spogliatoio, che sono le cose belle senza telefoni, senza la gente attaccata a telefoni così, esatto. Anche lo so, però sai, è brutto, è sbagliato, però... è difficile da far capire alle nuove generazioni, però devi anche metterti in testa che se non cambi un po' te, vai fuori di testa, perché non gli farà mai capire di non guardare il telefono prima della partita, non è possibile, perché loro non sono cresciuti con i nostri valori e la nostra cultura, è impossibile. È possibile. Quindi o t'avveleni o lasci stare. Non ti dico t'adegui. Io, no, per dire, faccio. Io tuttora, prima della partita, non ho cuffie, non ho niente. Non ho niente. Cuffie, niente. Io rimango come in un pullman, spengo il telefono, perché superstizioni, faccio le cose che facevo 10 anni fa. È la verità. Un ragazzo ci chiede come trovi Salah, cosa pensi di Salah? Buon giocatore. Salah è fenomeno. A Firenze, cioè, dopo una settimana andava al doppio degli altri e faceva sempre gol, cioè, capivi subito. Poi ragazzo 10, spettacolare. Ora l'ho perso di vista, ma comunque penso che sia sempre lo stesso, poi in campo è sempre lo stesso, fuori non lo so, un po' perso i rapporti. Il compagno più simpatico? Vent'anni di carriera, insomma, non è neanche facile ditene uno, tanti, non ti faccio nomi, tanti, non ho avuto i simpatici. Tanti antipatici. Okay. Forse quelli più antipatici che simpatici. Sai, il calciatore è un po' spocchioso, un po' uggioso, un po', capito? Uggioso, mi piace, uggioso. Sì. Allora, qui, curiosità, perché giochi con la mano fasciata? Chiede Simone. Certe domande, eh? Grazie tu, Simone. No, gioco con la mano fasciata perché c'ho questo braccialetto qua che non me lo posso levare, che mi sono fasciato una volta la mano, invece che fasciarmi il polso la mano, una bella partita, diciamo che è 15 anni che me la fascio. Ok. Cosa pensi di Vieri, di Bobo Vieri? No, Bobo Vieri è bobone nazionale, è un amico, io insomma c'ho un rapporto speciale, molto speciale, perché...
Ragazzi, era terminato il tempo, ci siamo nemmeno accorti che era passata un'ora. Prego, andiamo avanti, va tutto così, è spettacolare. Quindi adesso torniamo in diretta. Eccolo, sta arrivando. È semplicemente era finito il tempo. Io non Avete me fatto fuori, ma avete fatto. ne. Non me ne dopo un'ora la diretta casca. È andata talmente. Alla grande, mi piace ancora di più sta cosa, vuol dire che non ci siamo nemmeno accorti che il tempo è passato. Non è successo niente, ragazzi. Era semplicemente finito il tempo massimo di una diretta. Vabbè, adesso l'abbiamo riniziata, quindi fino a quando arriva. Tra poco ho letto, Esatto, grazie. fino a Oh, altri certo. 10 minuti e poi. Sì. Grande Antonini, ti saluta. Grande, grande Lupino. E niente, che stavamo dicendo? Ah, di Bobovieri che avevi. Stavamo Dove parlando ero di. rimasti? Che con Bobo avevi un rapporto con Bobovieri. Parlavamo. Sì, no, è un amico, poi è una persona, insomma, è paride, simpatico, è un amico Bobo. Bobo è Bobone nazionale, dai. Infatti su Mazzone chiedono su Chi? Mazzone Carlo Mazzone Mazzone. mister, oggi è il compleanno, auguri mister. Auguri Oggi mister, e mi hanno parlato tutti, io non ce l'ho mai avuto, ma mi hanno parlato veramente tutti bene di mister Mazzone. Poi quando tutti ti parla bene di una persona, esatto, quando è la è verità. Quando tutti i calciatori ti parlano bene di un allenatore, vuol dire che è proprio parte il campo, è una bravissima persona. Più un po' di cocco, un po' d'acqua, è piacere. Ma Grazie, è piacere, vino, sì. dai. Che vino? Un concetto di vino ci sta, dai. No, no, a letto. Le ultime domande e poi ti lasciamo. Europeo 2012 in poche parole. Chiede Paolo. Ma una bellissima esperienza, bellissima, proprio bellissima, bellissima, cominciata bene, finita in finale male, ma con quella Spagna era il minimo che si potesse fare, Infatti. erano ingiocabili, però stare con tutti i ragazzi, con quel gruppo lì, veramente con le famiglie che abbiamo veramente legato tutti incredibilmente, siamo rimasti veramente tutti legati da quell'esperienza, veramente a parte alla fine il calcio, ma è stata veramente un'esperienza a livello di vita clamorosa. Poi siamo partiti di ricordi, Casino, Calciopoli, no, Calciopoli, scommesse, con Monti che voleva farci smettere, tutti che parlavano come sempre. Chissà perché è un déjà vu, in Italia capita spesso. È Tutti che una. fanno. Vabbè. Non si giudica. Moscardelli, questa è una bella domanda, chiedo di Moscardelli. Scaldoni è giocatore sottovalutato, giocatore forte, anche un po' colpa sua, perché anche per un po' colpa sua, però è un giocatore con dei numeri pazzeschi. Io ho giocato un anno a Bologna, pazzeschi, numeri pazzeschi, destro, sinistro, rovesciate, pazzeschi. Infatti Che c'ha 40 anni e spettacolo. ancora fa la differenza. Non per niente. C'è una Sono domanda per 40, te. vedo 40. È dell'80 forse. Vicino, dai. C'è una domanda particolare. Chiedono il miglior preparatore atletico. Forse perché nel campo questo ragazzo che ha fatto la domanda magari fa il preparatore atletico. Ho avuto tanti bravi. Vabbè, prima è stato Ventrone, che è stato quello della Juve, quello che era Livorno. Ventrone era il preparatore di Lippi, che aveva la Juve, ha vinto tutto, campionati, Coppe dei Campioni, bom bom bom, campionati. Lui mi ricordo che veniva da C2, che ero 70, io ero 72. 72 kg, una fare genere. Lui mi disse: vieni,
fai ritiro con me, t'ammazzo, te lo dico, t'ammazzo. Però tu devi fare tutto ciò che ti dico io t'ammazzo, ma tu se tu ce la fai a stare dietro di me, ti faccio diventare giocatore. In quell'anno lì mi ha fatto prendere 3 kg di muscoli. No, veramente, mi mancava tanta dalla C2 alla Serie A, insomma, fisicamente è un bel salto. È un bel salto. Lui è stato uno di quelli che mi ha messo proprio la forza giusta per affrontare un anno di Serie A. Poi c'ho Maurizio Di Renzo che ho avuto a Bologna. No, ma anch'io ce l'ho avuto Maurizio Di Renzo. Di Renzo che ho avuto a Livorno, persona splendida, grande preparatore. Però poi ho avuto Pintus a West Ham, Fort, ma tanti ne ho avuti, è difficile, veramente. Non mi mettete in crisi. Perché poi ho un bellissimo rapporto con tutti io, se capito? Non vorrei che qualcuno si offendesse. No, vabbè, no, infatti. Ho letto uno, ha detto, Didi, il calcio, dopo aver parcheggiato la micra, hai visto? Sì, adesso l'ho letto anch'io. Vabbè, no, quella fu una cosa, questo mio amico Cacascio, un mio amico d'infanzia mio, che una sera era ubriaco, lui non ce la faceva guidare. Io avevo 16 anni, disse, che problema c'è? La porto io a casa la macchina. Disfatta, vabbè, andiamo avanti. Ciao Francesco, comunque, ciao. Ok, quindi qua, le ultime due domande, facciamo le ultime due così, qui chiedono. Ultime due, se no si sta fino alle 3 a 9. Sì, infatti, ultime due domande che sono, questa è, siccome segue il campionato australiano, dice, qual è il giocatore più bravo del campionato? Beh, escludendo te, ovviamente. Toivonen? Diego chiede. Un giocatore importante, Toivonen, poi c'è Castro, Fornaroli. Ti ricordi Fornaroli? Sì. Quello della Sampdoria. Qua fa 20 gol al campionato, c'è Berisha che gioca con me, che è il bomber di sempre della storia della E-League, ha fatto 130-140 gol. Ci sono tanti giovani bravi. Poi c'è Durante, cioè il grande Durante. Poi c'è Andrew Durante, vabbè, quello lo devo dire, poi c'è Cone, vabbè, ma ci sono tanti. Ci sono tanti giocatori forti qua e tanti giovani molto bravi. Ok, l'ultima domanda e poi ti lasciamo, ed è quella, è il tuo marchio di fabbrica è diventata. Come è nato il Poibò? Chiudiamo così. Poibò. Fabio Fogna ha inviato un Poibò è nato un paio d'anni fa, che io mi accorgevo che mi fa, oh, si va a mangiare. Un annetto e mezzo fa, che praticamente mi dice, oh, che si fa? Va, andiamo a mangiare Poibò. E io che si fa? Poibò. E sentivo sto Poibò, alla fine sto Poibò, no? Perché alla fine se te non te ne accorgi, quante volte lo dici al giorno Poibò? Dicevo, che fai? Bevo, gioca la play, dopo, Poibò. No? Esatto. Però poi, siccome io sono un po' strano, se mi sono messo lì a pensare che vuol dire alla fine Poibò. Il Poibò è una cosa profonda, una cosa figa. Perché il Poibò è, dici, io sto mangiando, Poibò. Ti focalizzi su quello che stai facendo, capisci? Cioè, è vero, perché vuol dire alla fine goditi il momento, perché in questo periodo poi è Poibò. Poi cosa succede veramente dopo? E questa è una cosa che è partita come una cazzata, però è una cosa bella. E goditi presente, perché poi dopo non si sa che cazzo succede. No, è vero, infatti, vedendo da questo punto di vista è pure filosofica, come cosa. Cioè, capito, devo dire, io una volta dico poi boh, dico cazzo, ma poi boh, è. Cioè, dice, oggi dove vai? E domani vado in Sardegna, poi boh, che piglio l'aereo, poi boh, cioè, capito? Godi, vive la giornata, tu, dai, diciamo. No, vive la giornata è sbagliato, però goditi ogni singolo momento che ti capita, perché veramente poi boh. Poi non si sa, è vero, questo è vero. Capito? Quindi è il poi boh è una cosa molto profonda. Ok, abbiamo concluso. Con poi boh abbiamo concluso proprio i... Volevo proprio chiudere così e abbiamo chiuso così. Sei stato eccezionale, grande Lino, ringrazio. Oh, comunque la rifacciamo, dai, se hai... Tanto qua da lunga la cosa,
Sì, però mi devi chiamare verso le 10:30, però, perché io sono alle 10:30 tua, perché io ho capito. Esatto, va bene, facciamo un po' prima, facciamo, dai. Oh, comunque, tu ti sei tatuato poi boh. Com'è? No, io mi tatuo poi boh, allora, poi boh. Sì, oramai pure io lo dico, poi boh, sempre, pure con i miei amici. mi hai contagiato. Tanto adesso si può dire solo che noi non si molla mai. Mai. E poi un giorno giocheremo anche a calciotto insieme, questo... Anch'io calciotto. Sono sinistro. Sì, quando tornerai in Italia. Forte. Io tiro forte però, sappilo. Io tiravo. No. Ciao Lino, grazie. Ciao ragazzi, buona giornata e buonanotte a me. Ciao. Grazie Lino. Allora, aspettate che... Ragazzi, la diretta con Alino è terminata, grazie di tutto. Come avete visto, è passato il tempo in maniera molto rapida, molto celere, perché Alino è un intrattenitore, è uno showman, quindi lo ringrazio ancora. Ringrazio a tutti voi per aver partecipato. Alla prossima diretta, sperando di rivederci il prima possibile. Ok? Ciao ragazzi, un abbraccio.